Buonasera, benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Dopo 7 anni e mezzo dall'apertura dell'inchiesta sul presunto scandalo Consip, oggi il Tribunale di Roma ha mandato assolto quasi tutti i principali imputati, tra questi anche l'ex ministro Luca Lotti e il padre di Matteo Renzi, Tiziano. Per tutti è stata un'assoluzione piena e non mancano le polemiche. Assolti perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato. A 7 anni e mezzo dall'apertura dell'inchiesta Consip, il processo per il filone principale sul presunto giro di tangenti, influenze illecite e rivelazione di segreto si è chiuso con l'assoluzione piena per tutti i principali imputati, tra loro l'ex ministro Luca Lotti e Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Matteo. Assolti anche gli imprenditori Alfredo Romeo e Carlo Russo, l'ex parlamentare Italo Bocchino, l'ex comandante dei carabinieri della Legione Toscana Emanuele Saltalamacchia, l'ex presidente di Publiacqua Firenze Filippo Vannoni e Stefano Piandimiglio. I giudici dell'ottava sezione collegiale del Tribunale di Roma hanno condannato invece l'ex maggiore del NOI Giampaolo Scafarto a 1 anno e 6 mesi e a 3 mesi il colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa. Il PM Mario Palazzi, il 22 dicembre scorso, aveva sollecitato 8 richieste di condanna e 2 di assoluzione. Sono stati 7 anni e mezzo difficili che non auguro a nessuno, è il primo commento di Luca Lotti. Non è bello vedersi sbattuto da innocente in prima pagina con accuse anche da parte di quelli che dovrebbero essere i tuoi vicini di banco. Comunque è andata bene, vado avanti a testa alta. Lotti si è poi voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe. Manderò questa sentenza a Chiosato a tutti i membri dell'assemblea del PD. Parla invece senza mezzi termini di massacro mediatico Matteo Renzi. Tutti i miei amici assolti, tutti, ha scritto sui suoi social. E sapete chi è stato condannato? Quei pubblici ufficiali che hanno tramato contro di noi, facendo falsi pur di attaccarci. Renzi, dopo aver rivolto parole di affetto a suo padre, punta poi il dito contro procura e stampa, ma anche mondo politico. 7 anni, dice, i titoloni di tutti i giornali, talk, un danno reputazionale infinito e il danno politico, morale, umano. C'è un giudice a Roma dopo 7 anni, ma ci sarà qualcuno nelle redazioni, in Parlamento, nella classe dirigente di questo paese che avrà finalmente il coraggio di chiedere scusa? E veniamo ora alla politica, perché dopo la chiusura della Leopolda e dopo le elezioni in Abruzzo, l'attenzione del mondo politico ora si sposta su Firenze e sulla Toscana, e questa settimana saranno in città sia la Premier Meloni sia la segretaria del PD Elly Schlein. Di settimane calde da qui alle elezioni di giugno ce ne saranno diverse, ma quella appena iniziata potrebbe essere cruciale. Intanto, per come è cominciata, dal palco della Leopolda ieri Matteo Renzi ha lanciato strali di ogni tipo al Partito Democratico Cittadino, con saracinesche abbassate su un possibile accordo in vista delle elezioni. Anche se qualcuno ha letto le parole dolci spese nei confronti della segretaria Schlein come una piccola porticina aperta per un possibile accordo nazionale per il capoluogo toscano. Chissà. Di certo il tema sarà all'ordine del giorno alla fine della settimana, sabato 16, quando la segretaria sarà a Firenze per partecipare all'evento Città della Cura organizzato dall'associazione Tocca a Noi, ma con l'occasione incontrerà i vertici del partito locale. Del resto, dopo l'altalena di Sardegna e Abruzzo, le eventuali aperture al centro o ai 5 Stelle vanno gestite caso per caso. Se Renzi apre e Schlein chiude, il cuore della settimana sarà invece occupato dal centrodestra, che un candidato ancora non ce l'ha, o meglio ce l'avrebbe se si decidesse. Heike Schmidt lavora da direttore di museo a Napoli, ma ragiona da sindaco, e la visita della premier Giorgia Meloni in città questo mercoledì, dove con il governatore Gianni firmerà l'accordo di sviluppo e coesione per la regione toscana, potrebbe essere risolutiva. Anche qui, a fronte delle apparizioni ufficiali, è probabile che la tappa fiorentina della leader di Fratelli d'Italia metta un punto fermo sulla candidatura del centrodestra a Firenze. Se sarà effettivamente Schmidt e le sue quotazioni sono in risalita, è probabile l'annuncio entro venerdì o sabato. Se così fosse, gran parte della foschia presente fino ad oggi si diraderebbe, con una rosa di nomi praticamente sicura: Sara Funaro, Stefania Saccardi, Heike Schmidt, Dimitri Palagi, Giovanni Fittante e il civico De Giuli. Alla finestra rimarrebbe, corteggiata per il suo tesoretto di voti, Cecilia Del Re e qualche incognita ancora da definire, come il destino dei 5 Stelle e il progetto di Tommaso Montanari. E proprio in vista delle amministrative a Firenze, ecco quali sono gli scenari dopo la Leopolda per il Partito Democratico e Italia Viva.
Riaccendere le stelle era il titolo della Leopolda numero 12 che si è chiusa a Firenze. Tra quelle che sembrerebbero essersi spente sotto le bordate di Matteo Renzi al PD e alla Giunta Nardella, c'è la possibilità di un accordo per le prossime amministrative. I due ne escono più separati che mai, con Funaro da una parte e Saccardi dall'altra, anche se fuori di microfono. Le vecchie volpi della politica da entrambi i lati sostengono che non tutto è perduto, soprattutto se lo scopo è battere la destra. Intanto però la fotografia ufficiale della separazione si porta dietro un'altra questione. L'Italia Viva di governo, fiorentino e soprattutto regionale, visto l'importante ruolo ricoperto da Saccardi, deve dimettersi? Se Italia Viva non ha dubbi, nessuna intenzione di uscire dalla giunta, l'argomento è dibattuto soprattutto in casa Dem, ma è poco probabile che venga avallato dai vertici, di sicuro è escluso da Giani. Guardi, questo dipenderà molto e dalla discussione interna dei gruppi consiliari, ma soprattutto dagli organi monocratici, cioè Presidente della Regione e Sindaco. Io insomma, non credo sia un problema, ormai siamo all'ultimo scorcio di mandato amministrativo, quindi penso poi decideranno loro ovviamente. Intanto proseguono le trattative per far entrare nella coalizione che sostiene Funaro i 5 Stelle, che una dichiarazione di campo ancora non l'hanno fatta. A Roma un accordo anche per Firenze era stato salutato con entusiasmo dopo la vittoria in Sardegna, ma la scoppola in Abruzzo, appena presa dalla stessa coalizione, ha già calmato gli animi. Noi vogliamo convergenze sui contenuti e le proposte per Firenze, ripete il segretario del PD cittadino, ma è proprio sui contenuti che PD e Movimento 5 Stelle sono spesso distanti, uno in maggioranza, l'altro all'opposizione, anche su quelli che fanno ancora parte della campagna elettorale. Multiutility, studentati, aeroporto, tanto per dirne alcuni. Ma guardi, siamo ormai nel mondo delle coalizioni, ormai non c'è più solo il monocolore e quindi dobbiamo immaginare ci siano anche posizioni diverse. Io credo che questi temi si possano tranquillamente superare, fra l'altro sull'aeroporto in particolare il Comune di Firenze non deve compiere particolari atti o adempimenti. Sul piano urbanistico sì però. Sul piano urbanistico, ma se soltanto parzialmente, direi ormai anche su quello c'è la via in corso, per cui mi pare la valutazione di impatto ambientale, per cui mi pare che francamente sia un dibattito ormai così, soltanto retorico, su molte cose invece troviamo ampie convergenze. Ad esempio? Beh, insomma, sull'emergenza abitativa, sulla questione della sicurezza, su quello che riguarda l'ambiente, privilegiare quella che è la transizione ecologica, ma per un tema che riguarda tutti noi ovviamente. E quindi sul lavoro, sul centro storico, sulla vivibilità della città, insomma, ci sono molte cose da fare. E parliamo ancora di politica, però ci spostiamo a Prato, dove il centro-sinistra ancora non ha trovato un nome da far scendere in campo per il dopo Biffoni. Invece il centrodestra si sta strutturando la sua azione elettorale e oggi era in città il sottosegretario Giorgio Silli, che ha presentato il simbolo della sua lista a sostegno del candidato Gianni Cenni. L'obiettivo è catturare il voto moderato. Mentre il centro-sinistra non ha ancora trovato la quadra per arrivare a una candidatura sindaco unica e condivisa, il centro-destra sta strutturando la sua azione elettorale a sostegno di Gianni Cenni, pezzo dopo pezzo. Sabato alla Camera di Commercio ci sarà la conferenza programmatica di tutti i partiti della coalizione, mentre oggi pomeriggio il sottosegretario agli esteri Giorgio Silli, di Noi Moderati, ha presentato il simbolo della sua lista, che è appoggiata anche dall'UDC e che punta ad attrarre il voto moderato a favore di Cenni. Che si chiama Silli perché questo va a pro della candidatura di Gianni Cenni e di tutta la coalizione. Noi siamo qui per servire la città di Prato e io spero che i voti che riusciremo a portare per la causa del candidato sindaco Cenni siano e saranno dei voti assolutamente determinanti. E per come si stanno mettendo le cose, dico a tutti in sala di fare i dovuti scongiuri, credo che veramente possiamo vincere. La lista sarà presentata nelle prossime settimane e sui nomi Silli garantisce anche dei colpi di scena. Alla domanda se questa personalizzazione del suo sostegno a Cenni sia anche conseguenza del rifiuto a candidarsi sindaco, risponde così. Sembra quasi che questa città nel centrodestra potesse esprimere solamente un nome. Non è così. È una città che esprime classe dirigente. Credo che sarebbe stato offensivo per la città stessa che io mi dimettessi da membro di governo per la bulimia di voler fare tutto io. Non è così. Gianni Cenni c'è, Gianni Cenni vincerà con l'appoggio di tutti e il combinato disposto di cui parlavo prima farà governare bene questa città e la farà, speriamo tutti, risorgere.
e accesi nell'avvicinamento al voto e all'insegna delle polemiche, in particolare fa discutere un post pubblicato dal candidato del centrodestra. Dall'impegno a promuovere la rete sanitaria, proclamato pochi giorni fa il candidato a sindaco del centrodestra per il comune di Cecina, Salvatore Giangrande, torna a far parlare di sé. Il motivo è una foto pubblicata sui social dove si vede un vetro rotto e sullo sfondo il simbolo del PD. Due fori che non sono passati inosservati e la polemica è servita. Per il Partito Democratico sono fori di proiettile. Fiocca il commento del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che lo definisce non solo un gesto ignobile, ma un modo di comunicare pericoloso e violento, al di fuori di ogni normale dialettica politica tra candidati e che rimanda ai tempi della lotta armata. Dello stesso avviso la segretaria del Partito Democratico di Cecina, Elena Benedetti, che parla di gesto di pessimo gusto. Mi auguro, dice, che questa caduta di stile sia soltanto un incidente di percorso e non rappresenti invece la cifra stilistica della prossima campagna elettorale della destra cecinese. Il candidato Giangrande, raggiunto telefonicamente, precisa che il post aveva come tema la sicurezza di Cecina e che l'immagine è stata strumentalizzata. Ho sollevato nella mia comunicazione il problema della sicurezza, che è un problema reale. La risposta del Partito Democratico è stata dire no, ci sono 87 telecamere, gliela estremizzo, quindi a Cecina indirettamente va tutto bene, ed è stata utilizzata così a livello emblematico, non lungi da me o lungi da noi il proiettile sul PD, ma stiamo scherzando, è un'evidente strumentalizzazione, perché questa è una forma di comunicazione degli anni 80 che evidenzia il degrado del contesto e quindi è il simbolo del vetro rosso. Lei non si aspettava qualche polemica? No, perché assolutamente siamo nella comunicazione politica, che non ha alcuna, come dire, alcun secondo fine, alcuna cosa, non è nel mio stile, chi mi conosce lo sa, né dei miei collaboratori, assolutissimamente. E torniamo a occuparci delle frane che stanno isolando la Val di Bisenzio in provincia di Prato, frane sulla SR 325 che ancora tagliano in due la valle. Intanto oggi il presidente della regione Gianni ha incontrato i sindaci e il presidente della provincia per mettere in campo le prime ipotesi. Da venerdì 15 marzo la SR 325, la strada regionale che collega la Val di Bisenzio con il comune di Prato, interrotta da una frana da 10 giorni, verrà riaperta a senso unico alternato in località Le Coste, dalle 7 alle 8.15 e dalle 17 alle 18.15, per consentire il passaggio dei camion che trasportano merci di prima necessità. Per le macchine invece la data prevista è lunedì 25 marzo. Terminata la fase di somma urgenza, si passa alla successiva per ripristinare la viabilità a doppio senso. Abbiamo focalizzato quell'intervento sulle coste, 470 metri, che può mettere in vera sicurezza, e non è un intervento da poco, perché è un intervento di cui si parla per 6-7 milioni, e io sotto questo aspetto mi premunirò di capire se come regione possiamo farcene carico, in modo che nell'arco di qualche mese si possa rimettere in sicurezza la 325. La terza e ultima fase, infine, punta alla realizzazione di un percorso alternativo alla SR 325. Lavoriamo su uno studio di fattibilità che dia un'alternativa alla 325, perché quando accade una cosa come questa ci sia sempre e comunque quell'alternativa. Un collegamento con gallerie più intenso verso Prato, un collegamento con gallerie verso l'area di Montemuro. Il collegamento potrebbe esserci a un certo livello per arrivare all'autostrada del Sole, in località Barberino. Io allo Stato gli proporrò un'impostazione che può essere quella 50-50, 50. E un'autocisterna carica di percolato si è ribaltata stamani mentre percorreva una strada provinciale in prossimità di Piccioli nel Pisano. È il secondo caso in pochi giorni in provincia di Pisa. La settimana scorsa un incidente analogo con il ribaltamento di un mezzo che trasportava la stessa sostanza ha infatti creato molti disagi sulla SCC Firenze-Pisa-Livorno all'altezza di Cascina. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, l'autista è rimasto fortunatamente illeso, però parte del carico è fuoriuscito e quindi è stato necessario ripulire la sede stradale.
E torniamo ora a Prato però per occuparci di economia, perché sono 111 al momento le imprese del distretto tessile che hanno beneficiato dei 10 milioni di euro messi a disposizione dal governo Draghi per favorire gli investimenti nel campo dell'innovazione e della transizione ecologica. Uscirà il 19 marzo il terzo bando per le imprese del distretto tessile, finanziato con i 10 milioni di euro assegnati dal governo Draghi al comune di Prato per aiutare il settore a essere più competitivo e a rafforzare la filiera. La presentazione alle associazioni di categoria è stata fatta stamani alla Camera di Commercio, braccio operativo di questa partita. Il bando mette sul piatto 1 milione di euro ed è dedicato a progetti di transizione ecologica e digitale sulla falsariga del precedente, che con 2,5 milioni di euro ha finanziato a fondo perduto 73 aziende tessili su 74. Un bis necessario per venire incontro alle esigenze delle imprese colpite dall'alluvione che non hanno avuto la possibilità di partecipare al secondo bando uscito poco prima del 2 novembre. Ad oggi sono stati assegnati 6,5 milioni di euro a 111 imprese del distretto tra efficientamento energetico, transizione ecologica e digitale. Con questo terzo bando si arriva a 7,5 milioni spesi. A settembre è previsto il quarto e ultimo bando destinato alle singole imprese. Sarà finanziato con 500.000 di euro e andrà a prototipi frutto di ricerca e sviluppo sulla transizione ecologica. È la dimostrazione che laddove il territorio viene coinvolto anche nell'individuazione delle linee su cui spendere queste risorse, questo consente una crescita armonica dell'intero distretto. I 2 milioni di euro restanti sono destinati a progetti di sistema sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul rafforzamento della filiera. Una tabella di marcia serratissima. Aiuta gli imprenditori che vogliono continuare a investire in sostenibilità, in digitalizzazione, perché ci siamo resi conto che sono dei driver importantissimi per la crescita delle aziende. Le imprese hanno colto l'occasione offerta dai fondi governativi per rafforzarsi e gli enti hanno dimostrato di saperli spendere. Per Biffoni sono motivi in più per rendere tale stanziamento periodico. E sono certo che con altrettanta celerità, altrettanta attenzione, l'attuale governo e i governi successivi che verranno continueranno a dotare il distretto di queste risorse. E il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo regolamento delle ZLS, le zone logistiche semplificate, un provvedimento che riguarda da vicino anche Livorno. Era attesa da almeno un anno l'approvazione del Consiglio dei Ministri sul regolamento della disciplina in materia di ZLS, delle zone logistiche semplificate, ovvero quelle aree geograficamente limitate, nel caso di Livorno interne al porto, per le quali sono previste agevolazioni e incentivi per le aziende che decidono di insediarsi. In un paese dove spesso si parla del peso schiacciante della burocrazia, verrà applicata una normativa che snellirà le procedure e ridurrà il peso fiscale. Per Matteo Paroli, segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale, è un risultato enorme, così come per il presidente dell'Autorità, Luciano Guerrieri, che parla di un risultato fondamentale che premia gli sforzi fatti dalla Regione e dall'amministrazione portuale che hanno trovato in questo governo una disponibilità attuativa. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Vorrebbe dire accedere a delle agevolazioni, a degli incentivi, avere una prospettiva anche per attirare nuovi traffici, nuove imprese, nuove aziende, a quello che serve al nostro territorio e a quello a cui abbiamo lavorato in questi 5 anni su questo fronte, ma su altre 1000 cose che stanno dando i frutti. Ed è iniziata la riqualificazione di uno dei buchi neri di Firenze, l'area che si trova dietro la stazione Leopolda e il Teatro del Maggio. Difficile fare previsioni, ma nel giro di 4 o 5 anni l'enorme area abbandonata che si trova alle spalle della stazione Leopolda e del Teatro del Maggio dovrebbe avere tutto un altro volto. Sono infatti iniziati i lavori di demolizione che porteranno alla riqualificazione dell'area delle ex officine grandi riparazioni, per le quali la speranza, dopo anni di degrado, promesse e bandi deserti, si era accesa un anno fa con la cessione da parte di Ferrovie a una cordata di società supportata da fondi di investimento internazionale. Il progetto, disegnato dall'architetto Paolo Desideri, prevede la nascita di un vero e proprio quartiere che arriverà fino alla manifattura tabacchi, cioè alle cascine,
Metà dei 100.000 metri quadrati a disposizione sono edificabili e saranno ripartiti al 60% in residenziale, compreso il social housing, al 16% direzionale, 15% turistico-ricettivo e 9% commerciale. Il tutto collegato da piazze, giardini, percorsi ciclopedonali e parcheggi interrati. Grazie al cantiere, quest'area non potrà più essere oggetto di occupazioni abusive e attività illegali, garantendo più sicurezza a tutto il quartiere e rendendolo più decoroso, ha dichiarato il sindaco Dario Nardella. Questi lavori consentiranno di completare la realizzazione della fognatura tra Viale Rosselli e Via delle Cascine, ubicata sotto il fosso macinante, risolvendo, aggiunge Nardella, i problemi di allagamenti nella zona di Viale Belfiore e agevolando anche i cantieri della linea 4 della tranvia. E torniamo a Livorno perché fa discutere il progetto di ripavimentazione di Via Grande. I cittadini e anche dei comitati si oppongono, ma il sindaco è deciso, andiamo avanti. Che le città siano dei cittadini e che il gusto sia un qualcosa di personale sono due dati su cui non può piovere. Certo è che non ci si aspettava che la pavimentazione di Via Grande desse vita a una serie di polemiche e critiche. C'è un progetto che riguarda la ripavimentazione. Nel corso degli anni, laddove si creavano buche, si è proceduto al rattoppo, creando una discontinuità ben visibile. Ad alcuni cittadini e associazioni il nuovo progetto di ripavimentazione non piace. C'è chi era più propenso al recupero e a 5 mesi dal voto per le amministrative i toni si infiammano. In una lettera inviata all'amministrazione, dalle associazioni Circolo Einaudi, il Comune dei Cittadini, Help, il Pentagono, Livorno come era e Vivicentro, si chiede di rimodulare l'intervento, limitatamente a quelle parti in cui si ritenga doveroso procedere per necessità. Il sindaco Salvetti non ci sta a fare polemica e ribatte. A distanza di un anno, ora sotto le elezioni, si chiede di fermarci o di non fare quello che in realtà è un percorso già avviato. C'è stato il bando, è stata individuata l'azienda, i finanziamenti sono già diventati praticamente operativi. Quindi noi andiamo avanti, andiamo a realizzare quello che da 75 anni non viene fatto a Livorno, ovvero il rinnovo di tutti i portici di Via Grande, e lo facciamo con un progetto bellissimo, di qualità, sia nell'idea complessiva sia nei materiali. E le Gallerie Fiorentine Cartavetra e Isolarte ospitano una mostra che mette a confronto artisti cinesi ed europei. Uno scambio di emozioni artistiche tra Firenze e Cina si intitola Return to the Lost Land, la nuova mostra messa in campo dall'Associazione Nazionale di Belle Arti d'Italia, le Gallerie Fiorentine Isolart e Cartavetra nel pieno cuore storico della città e MOOC International Culture and Art Management in Cina. Una quarantina di artisti provenienti da tanti paesi, anche Gran Bretagna e Stati Uniti. Un evento culturale ad alto tasso emozionale che parte da un antico concetto cinese, il Guisu, che significa la fine del mondo nel vasto mare della mitologia cinese, ma anche il ritorno alle rovine e a un luogo perduto. Si tratta di una delle più importanti mostre scambio di arte e cultura cinese e internazionale, con il patrocinio del Comune di Firenze. Una cinquantina le opere esposte fra dipinti, sculture, fotografie e video installazioni. Dal 10 al 23 marzo presso Isolart Gallery in Via De Neri e dal 9 al 16 marzo presso Galleria Cartavetra di Via Maggio. Questa volta abbiamo due sette perché abbiamo più artisti rispetto alla mostra precedente. La nostra galleria sarà dedicata alla comunicazione culturale, cioè introdurre gli artisti cinesi, talenti giovani al pubblico italiano, presentare gli artisti italiani internazionali agli spettatori cinesi. Non ci sono altre notizie, il telegiornale finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo alle 21 Casa Viola.